Milano tra le prime città italiane per quanto riguarda il livello di servizi legati all'acqua e ai rifiuti per le imprese. È quanto emerso dal rapporto presentato dalla Camera di Commercio. Il capoluogo lombardo è al primo posto se si considera il rapporto qualità-prezzo del servizio dell'acqua ed è tra le prime 10 città italiane per la qualità del servizio di smaltimento rifiuti. Emerge una grande diversità dei trattamenti tariffari anche tra comuni confinanti. Una situazione di aumenti negli ultimi anni molto rilevanti, e pur nella realtà lombarda che complessivamente anche su questi aspetti è certamente migliore di quelle di tutte le altre regioni. Richiede attenzione specifica, secondo me, il campo delle tariffe dell'acqua, perché nel campo dell'acqua occorre non soltanto una tariffa che sia non troppo pesante sul sistema delle imprese, ma anche ovviamente un'efficienza distributiva che anche in questa regione potrebbe essere migliorata. Dall'indagine che prende in esame il biennio 2012-2014 è emerso che i costi per le imprese siano cresciuti. Per quanto riguarda i rifiuti si segnala un aumento medio del 62% che incide soprattutto sul settore della ristorazione, mentre l'acqua complessivamente ha subito un incremento del 5%. Non abbiamo ancora avuto tutti i benefici che ci aspettavamo dalla concorrenza estesa ai servizi pubblici. Ci vuole una capacità di innovazione nel settore che non si è ancora vista. Gli stimoli alla concentrazione, a ridurre la frammentazione e introdurre regole di efficienza. L'altro discorso è evidente che in questi anni noi abbiamo usato i servizi pubblici come strumento di tassazione. È una fiscalità occulta, non deliberate esplicitamente, e anche questo rinvia a un limite della politica. Rincari che però variano a seconda del comune dove ha sede l'attività. Pur su un territorio tutto sommato omogeneo e anche interconnesso, le amministrazioni comunali applicano tariffe molto variabili. Milano è il capoluogo lombardo più competitivo per la spesa per l'acqua, seguita da Monza e Lodi. Cremona invece è il capoluogo dove i costi per i ristoranti sono più alti. Dare delle regole diverse evidentemente vuol dire anche creare delle difficoltà, delle differenze tra imprenditori che non è accettabile, ecco. Per i costi legati ai rifiuti, Milano si posiziona intorno alla media, mentre sono Varese per i ristoranti e Cremona per gli alberghi, capoluoghi con i costi più elevati.